Bravo Patrizio, fino alla fine. Sei motel, my type. 808 qui in Chiamate Roma, 3131 con il Bio Medusa, seconda ora, dove stiamo affrontando anche un argomento un po' spinoso, perché ci stiamo occupando dei bambini. Guarda i bambini. I bambini gifted, ossia i bambini. I plus quelli, dotati, sì. I plus dotati, quelli che a volte, se li osservi, pensi addirittura che possano avere, che ne so, dei problemini di comportamento. In realtà hanno questo dono che fanno fatica poi a manifestare. Ad esprimere, no? Perché prima va riconosciuto. Una volta che è riconosciuto, magari può seguire un percorso particolare. Ma se non lo fa, magari è in classe quello che fa casino, no? Perché? Perché si annoia. E si annoia, sì. E si annoia semplicemente perché trova noiosi gli argomenti, ma non perché non gli piacciono, perché no. Già sta oltre. Cioè, sì. quella roba li ha lì. Li ha già presi in poco tempo. E quindi il resto della lezione, che per gli altri è normale, insomma, lui sta lì e non sa cosa fare. Infatti, per fortuna credo che abbiamo al telefono un doppio ruolo sia di mamma che di insegnante, quindi vorrei sentire come affronta questo problema del figlio o figlia gifted e il fatto anche di essere un insegnante. Tiziana, pronto? Buongiorno Pio, buongiorno. Tiziana, c'è scritto che sei insegnante e mamma di gifted, ovvero? Esatto, ho questa doppia fortuna. Io già vi devo ringraziare per il fatto che non avete detto che sono bambini super dotati, perché dalle insegnanti di mio figlio mi sono anche sentita dire: ah bene, suo figlio è super dotato. E quindi c'è subito parte. Beh, l'immagine dipende, poi cioè. Madre Natura lì a volte aiuta pure. Esatto, cioè, esatto, possono esatto. anche esserlo, certo. Possono anche esserlo, chi può dirlo? Vedremo. E allora, sì, io sono mamma di un bimbo di 11 anni che ha appena iniziato la prima media, che è un bimbo appunto plus dotato, gifted, e insegnante anche in un liceo di Milano. Sono di Firenze, ma vivo a Milano oramai da molti anni. Allora, ci confermi intanto, perdone se ti interrompo, ci confermi il fatto che tantissimi di questi bambini sono poi, si trovano quasi costretti ad abbandonare gli studi perché non seguiti dal sistema scuola? Esattamente, allora il grosso problema, perché potremmo stare ore davvero a parlarne, il grosso problema è il fatto che loro, poi devo dire che ogni gifted è diverso uno dall'altro, hanno caratteristiche davvero incredibili, ma il grosso problema è che la scuola non è assolutamente in grado di supportarli per un principio base, cioè per il fatto che loro hanno un pensiero, si chiama arborescente, no? Dovete pensare a un albero che ha appunto varie ramificazioni, quindi ogni pensiero a loro li porta ad un pensiero successivo, cioè non sono sequenziali nel loro modo di studiare, quindi avrebbero bisogno ovviamente anche di un altro modo di insegnamento, insomma. Di un piano di studi particolare dedicato a loro, ovviamente sono tutte persone che hanno abilità particolari, cioè hanno infatti abilità particolari, e questo non significa che siano i più felici, cioè nel senso essere i più dotati non significa di essere i più felici a scuola. Volevo farli, è una condizione, cioè li chiamano gifted, per carità è un dono rispetto ad altre magari vere disabilità, però è una neurodiversità, e una delle caratteristiche di questi bambini, e nel caso io l'ho vinta proprio al 300%, è una grande sensibilità, cioè ha proprio un sentire amplificato. Io vi faccio l'esempio: mio figlio è appena entrato alle scuole medie, c'è un bambino che è un bulletto e lui vive male non solo quando questo fa il bulletto nei suoi confronti, ma quando fa il bulletto nei confronti degli altri, la vive malissimo. Io amo dire che mio figlio fa la panna montata, cioè da una cosa piccola diventa una cosa enorme, e questo è un amplifica tutto quanto, anche le emozioni. Esatto, questa è una caratteristica non di tutti i gifted, ma di alcuni, certo. E te come insegnante invece come ti comporti? Perché ecco, questo è il ruolo di mamma, quindi riconoscere da parte dei genitori questo dono è importante, e anche cercare di capirlo quale sia modo per poi agevolargli il cammino futuro. Tra l'altro come si fa? Cioè, se tu hai ti viene l'idea che ecco, mio figlio possa essere un gifted, devo fare un test, qualcosa? Sì, allora, esattamente, c'è una valutazione da fare che anche lì, e questo è un altro argomento spinoso, non tutti i servizi, il servizio sanitario pubblico è pronto a darti. Io nel mio caso mi sono dovuta rivolgere ad una
associazione privata, quasi okay. sempre la valutazione, perché davvero c'è molta ignoranza in Italia. I miei colleghi stessi, ma io posso dirlo, io stessa prima di capire che avevo un figlio plus dotato, non conoscevo la plus dotazione. Adesso li vedo ovunque, cioè veramente i miei colleghi mi dicono: ma basta, avevi plus dotati ovunque. Tutti supereroi. Anche ieri abbiamo avuto un colloquio con una famiglia, ho detto: ma scusate, questo è da manuale, no? E i miei colleghi mi guardano come per dire: vabbè, questa c'ha il figlio plus dotato, li vede dovunque. Ma ci sono dei segnali, ci sono delle caratteristiche, ma purtroppo il mondo scolastico e anche, mi viene da dire, il mondo sanitario, insomma pubblico, a livello pubblico, non ne sa niente, quindi i genitori sono costretti il più delle volte a fare delle valutazioni private. Da guarda, l'ultima cosa che ti chiediamo e poi ti lasciamo andare sì. è come fa un insegnante a questo punto a relazionarsi con un bambino? Come può aiutarli? Allora, può aiutarli cercando di motivarli, perché come avete detto voi c'è un 80% di abbandono scolastico. Uno verrebbe da dire: ma come, sono così brillanti, hanno un QI di 130, di 140 e poi mollano anche la scuola, proprio perché non trovano nella scuola un terreno fertile per la loro neurodiversità, e quindi mollano. Molti di loro non sono neanche realizzati poi nella vita, no? Paradossalmente vanno a fare lavori molto al di sotto delle loro capacità, quindi bisogna motivarli. Ci sono tutta una serie di pratiche che si potrebbero appunto mettere in atto. Il primo è motivarli, dargli del lavoro in più. C'è anche il salto di classe, che tanti genitori non conoscono l'esistenza, cioè la legge italiana permette di fare un salto di classe. Se è un ragazzino particolarmente in gamba e che riesce appunto anche ad andare nella classe successiva, può fare un piccolo esame e fare un salto di classe. Comunque alla base c'è di accoglierli, di accettarli e poi di motivarli all'apprendimento con attività che siano più interessanti. Ecco, certo, loro da pagina 10 a pagina 15 non ne possono fare. Certo, Tiziana, questo ovviamente per quanto riguarda l'insegnamento, e poi che insomma che anche l'ambiente scolastico li accolga come ragazzi continuamente, non come diversi, se no anche mentalmente diventa molto pesante per loro. Grazie veramente del tuo contributo, Tiziana, anche perché ci stanno scrivendo tanti genitori che come te vivono al ruolo o solo di insegnanti o appunto insegnanti e genitori e questi ragazzi che speriamo che ce ne possiamo occupare meglio in futuro. Infatti, grazie a voi. Un abbraccio, ciao Tiziana. Ciao. Chiamate Roma.